telegrafica tutti, destra, sinistra e tecnica, ma come dire, il problema destra, sinistra l'abbiamo già discusso, anche se meriterebbe più maggiore approfondimento. Ripeto quello che già dicevo per evitare equivoci: destra e sinistra oggi sono superate per il fatto che accettano ugualmente il presupposto del mercato come solo mondo possibile. Prova ne è, come sapete, che nel lessico dei politici di destra e sinistra la differenza è solo data da ragionamenti di tipo quantitativo, cioè si ragiona sempre in termini numerici e mai secondo ideali, no? Di opposizione. Tradizionalmente la sinistra aveva, cioè se la destra raddoppiava l'esistente, la sinistra tradizionalmente era un ideale altro rispetto alla società così com'era. Oggi non è così, evidentemente. Nel lessico dei politici della sinistra c'è, come a destra, un raddoppiamento di ciò che già c'è e quindi viene meno l'ideale, cioè all'epoca della morte dell'ideale, come anche a dire. La tecnica in questo svolge un ruolo fondamentale, per il fatto che la tecnica rende l'uomo stesso un animale tecnicizzato, cioè impedisce di pensare, potremmo dire, usare questa formula: viviamo nel tempo dell'uomo come animale tecnicizzato in cui non vi è pensiero ma solo calcolo, non siamo in grado di pensare. Questo l'aveva messo in luce magnificamente Heidegger. Viviamo nell'epoca in cui solo si calcola e non si pensa più. È l'epoca della notte del mondo, diceva lui, no? In cui c'è un buio tale per cui non si vede più nulla, nemmeno il fatto che non si vede, nemmeno si ha contezza del fatto che siamo nell'epoca della notte del mondo. E la tecnica, da questo punto di vista, svolge un ruolo sorprendente, perché rimuove la possibilità stessa di pensare, ci rende tutti ingranaggi passivi della mega macchina capitalistica della produzione, no? Puri ingranaggi sostituibili reciprocamente. Tecniche ed economie in questo senso marciano insieme, potremmo dire. Heidegger direbbe che l'economicizzazione stessa è un prodotto della tecnica dominante, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che si diceva nel suo intervento primo. E nel secondo intervento, invece, sulla produzione artistica, io in questo mi sento molto gramsciano, cioè penso che ci sia un'autonomia della sovrastruttura, con il vecchio lessico marxista, un'autonomia del piano simbolico delle idee che permette di esercitare una critica alla realtà così come l'arte, svolgere una magnifica funzione di critica dei rapporti sociali esistenti. La produzione artistica può certo essere essa stessa una forma di legittimazione dell'esistente, una forma di raffigurazione anche di una società falsificata, no? Quando l'artista arriva a mettere nella scatola i propri escrementi, è una, secondo me, sorprendente e tragica descrizione di una società, come dire, ecco, non trovo il termine esatto. Immaginate la scena appunto di Pasolini, in stato una società coprofagica, no? I sudditi sono costretti a mangiare ecco, le feci che la società del mercato produce, no? Ma l'arte può criticare questo già mettendo in luce, no? Gramsci usava una formula bella, diceva: occorre attirare violentemente l'attenzione sul presente se si vuole cambiarlo. Un'arte che già descriva spietatamente le contraddizioni del presente, come ha fatto Pasolini e come fanno anche molti altri artisti, già una valenza fortemente antiadattiva, critica. Quindi sono d'accordissimo su questo. Terza domanda: perché esportiamo laureati e importiamo braccia? Questa è una delle tragedie del nostro paese amato dal sole e dal debito, appunto, che si sta battendo su di noi. Perché esportiamo laureati e importiamo braccia? Ma essenzialmente perché non c'è bisogno della cultura critica, che è sempre una minaccia per la riproduzione del sistema, e c'è bisogno di manodopera a costi sempre più bassi, evidentemente, no? Un segreto facilmente smascherabile. Abbiamo bisogno di allargare sempre di più le maglie di quello che Marx chiamava l'esercito industriale di riserva, cioè la regola del capitale sempre la stessa, che se c'è qualcuno disposto a fare la stessa cosa a meno, lo si affida a lui, evidentemente.
Questo vale per gli immigrati che arrivano come per i paesi confinanti, no? Le aziende che si spostano nell'ex Jugoslavia, no? La Fiat che se ne va dall'Italia, no? Tutte quelle forme che rivelano appunto l'autonomizzazione assoluta dell'economico e rivelano come la nostra è, per usare la bella formula di Carl Schmitt, l'epoca della spoliticizzazione. La politica non è più nulla oggi, diventa una pura sede in cui si ratificano le scelte degli economisti. Addirittura simbolicamente, lo ricordo sempre, 2011, il governo Monti, gli economisti al potere. Per la prima volta, non più i politici, gli economisti diventano il presidente. È questo passaggio. Per cui c'è bisogno di braccia che abbassino il costo della manodopera, c'è bisogno di cacciare fuori dai confini le giovani teste pensanti. Per questo anche l'altra domanda che era posta sull'attacco continuo che il capitale sferra alla cultura, via la storia dell'arte, via il greco, via l'italiano, si deve solo parlare in inglese. È un poderoso attacco che il capitale sta lanciando contro il pensiero critico in generale. No? La globalizzazione del resto si basa esattamente su questo, sulla distruzione della cultura. Vi è cultura solo da dove vi sono almeno due culture che dialogano. La globalizzazione è la rimozione di ogni elemento culturale e l'imposizione di un unico paradigma, quello del consumatore, che parla in lingua inglese, e che consuma merci e non è in grado di opporre nulla a questa riduzione integrale dell'identità umana a quella del consumatore, e quindi la cultura è un elemento di impedimento rispetto a questo. Per questo oggi i giovani che leggono, che studiano il greco o che dedicano il loro tempo alla storia dell'arte sono dei rivoluzionari, assolutamente, un modo di essere rivoluzionari contro lo spirito del proprio tempo. L'attacco che sta subendo la scuola oggi da un po' di anni a questa parte, con riforme interscambiabili di centrodestra e di centrosinistra ancora una volta, provate a fare il gioco, soprattutto per i docenti, lo dico, provate a fare il gioco degli attacchi alla scuola che sono stati sferrati, sono ugualmente presenti nel centrodestra come nel centrosinistra. Il modello facilmente identificabile è quello di imporre, di rimuovere la rimuovere il vecchio modello di scuola come luogo di formazione, di paideia, ed imporre una sorta di azienda, no? L'aziendalizzazione del mondo scolastico, debiti e crediti, presidi come managers e così via. Cioè, appunto, l'attacco alla cultura è fondamentale per rimuovere la possibilità. È successo qualcosa? Diciamo, sull'attacco alla scuola. Cioè, mettere sullo stesso piano quello che ha fatto il centro-destra e quello che ha fatto il centro-sinistra. Un collega mi fa cenno che è un'esagerazione, se lo vuole chiarire, perché chi ha eliminato la cultura umanistica è orientato verso la cultura delle tre I, io la chiamo così, cultura delle tre I. La scuola non è sicuramente di un orientamento politico. Il fatto del debito e del credito introdotto dalla riforma Berlinguer, perché è un'espressione che con la pedagogia e con gli sforzi filosofici e culturali non ha nulla a che fare. Il 3+2 nell'università, sono parole, non sono fatti. Sono parole. Guardi, le parole sono già fatti. No. Sì, mi dispiace dover sapere. Mi dispiace doverla smettere. Le parole sono già azioni. Non è vero. Questo è vero. Io non lo sento. Scusa, Franco, facciamo poi gli intervieni. No, non è obbligatorio condividere quello che dico, ci mancherebbe. Ci ho detto, io questa è la mia visione, poi se uno ha visioni opposte, dialoghiamo. Siamo socratici, non staliniani. Non condizionare, ma rendere ragione delle proprie posizioni, cioè non è
innocente il fatto che non si sia più in grado di sapere il greco e che non si sia più in grado di parlare la lingua italiana e che si parli di debiti e crediti, cioè il modo in cui sul piano del pensiero si riverbera il rapporto di forza dominante. Questo è il fatto fondamentale. C'è un processo di ideologicizzazione continua che avviene, ripeto, con il uguale concorso di destra e sinistra oggi. Questo vuol dire, ripeto, non che bisogna adattarsi bisogna riprendere il filo del punto, e il filo sta nella lotta contro tutta questa oscenità che sta dilagando, nella creazione di nuove forze politiche anche, probabilmente, che abbandonino questa follia organizzata, questo pluralismo finto che dice al plurale sempre solo la stessa cosa, in verità, e riprendere un discorso critico che riparta da Marx. Ora, secondo me, le riforme della Moratti, di Berlinguer, secondo me, con pur Porcella Gemmini e così via, sono riforme in larga parte interscambiabili, che hanno molti punti in comune, che soprattutto si iscrivono nella stessa medesima logica di destrutturazione del vecchio modello della scuola come luogo di formazione di individui autonomi, nel senso illuministico dell'autonomia di pensiero, nel senso romantico della Bildung, la formazione, e anche nel senso greco della paideia. Ora, questo mi sembra difficilmente negabile, no? Come dire, per questo non dimentichiamoci che il capitalismo oggi trionfante si è imposto quando al governo c'erano sia forze di centrodestra sia forze di centrosinistra, se no Blair, Mitterrand, Allende, dove stanno, scusate, erano radicalmente insediate al potere. Sulla questione della nazione, certamente Russia, Cina e India sono stati, certamente come dire, gli stati possono confliggere fra loro. Su questo punto io sono fedele più che a Marx o a Lenin, a Immanuel Kant, il quale nel suo scritto Per la pace perpetua diceva che secondo l'idea della ragione è sempre meglio che ci siano più stati anche in conflitto fra loro, piuttosto che non l'idea di una monarchia universale, diceva lui, cioè un'unica forza che impone la propria visione, il proprio dominio al mondo intero. Questo è l'uso. Io, come dire, preferisco sempre il pluralismo all'unità, preferisco sempre che ci siano più voci, anche discordi, piuttosto che non il deserto di un'unica voce, di un'unica visione del mondo. Da questo punto di vista io penso che si tratti di riappropriarsi in senso emancipativo e progressista del concetto di nazione. Questo lo diceva già Ernst Bloch, filosofo marxista prima evocato, quando dopo l'insediamento dei nazisti disse: l'errore tragico della sinistra è stato quello di lasciare la nazione, il concetto di nazione, alle destre. Bisogna invece riappropriarsene in senso progressivo. L'idea di nazione non come luogo del conflitto con le altre nazioni, delle invasioni hitleriane e così via, ma come luogo dell'identità culturale e democratica di un popolo che cerca di relazionarsi agli altri secondo rapporti di eguaglianza e di uguale riconoscimento. Questa è l'Europa, secondo me, ideale e utopica a cui bisogna tendere, un'Europa di stati liberi e uguali. Oggi i greci e i tedeschi, Altiero Spinelli, Immanuel Kant, oggi i greci non sono evidentemente liberi e uguali rispetto ai tedeschi, possiamo contarcela finché vogliamo, ma basta andare a fare un giro in Germania e poi in Grecia, vi accorgerete che in Grecia non hanno le medicine per arrivare negli ospedali, non hanno, addirittura hanno chiuso le TV di Stato, addirittura chiudono le università in Grecia, no? Si creano forme di asimmetria condizionate dalla violenza economica, no? Se questa è l'Europa, io chiedo di uscirne il prima possibile. Non perché sono contro l'Europa, ma perché sono contro l'Europa, il posto che si vede in quanto fondamentale. Quindi il concetto di nazione oggi deve essere, secondo me, ripreso in una chiave, ripeto, emancipativa, si sarebbe detto una volta di sinistra. Io ho abbandonato questa categoria, ma comunque il concetto è quello, la nazione come luogo della promozione della democrazia e dell'emancipazione. Sul pensiero unico, il pensiero unico oggi è come non mai è dominante. Oggi viviamo in un'epoca dal 1989 che continuamente proclama la fine delle ideologie, viviamo nell'epoca della fine delle ideologie, e perciò stesso rivela la sua natura di epoca più ideologica dell'intera storia umana, quella in cui c'è solo più un'ideologia, quella neoliberista, che proclama, guardate bene, come ideologico ogni pensiero che metta in discussione l'assetto dominante.
Esatto, cioè, questo lo diceva già Marx, no? Il carattere proprio dell'ideologia è quello di legittimare l'esistente. E come diceva Benjamin, il nemico quando vince si incorpora anche i morti. Oggi Marx è incorporato nel discorso dominante che trasforma il suo discorso sull'ideologia in questo senso. Oggi per il pensiero unico neoliberista è ideologico chiunque osi mettere in discussione il dogma liberista. Se tu non credi al dogma liberista, se tu lo smascheri, ah, sei ideologico, sei un nostalgico delle forme totalitarie del passato, laddove invece, come nel mio caso, sono un critico radicale del dogma liberista, proprio come sono un critico delle forme totalitarie del passato, e anzi critico il neoliberismo come forma anch'essa totalitaria. L'individualismo che prima si evocava è certamente uno dei tratti tragici del nostro tempo, l'epoca in cui, citando la frase programmatica della Thatcher, la società non esiste, esistono solo gli individui, no? Questo è il grande dogma neoliberista, no? C'è solo l'individuo, c'è solo il singolo atomo che entra in relazione con gli altri solo secondo rapporti conflittuali o di aumento del proprio potere d'acquisto, no? È la grande ideologia che Marx chiamava il robinsonismo. Il pensiero capitalistico pensa che ci sia in origine l'individuo, Robinson Crusoe, che poi si arricchisce a detrimento del povero venerdì di turno. Ma questa è una robinsonata, diceva Marx, perché in realtà si prende l'individuo della società capitalistica, esito di un processo storico determinato, e lo si proietta indietro all'origine come se fosse il primo uomo. In questo modo ideologicamente si naturalizza un modo di esistere e di pensare che in realtà è socialmente e storicamente determinato. Quindi in questo senso il liberalismo oggi, lo diciamo per evitare ogni equivoco, non ha più nulla a che vedere con la nobile teoria di Benedetto Croce, che risponde a un momento in cui il liberalismo è difesa della cultura borghese e delle sue conquiste. Il liberalismo oggi, che meglio è chiamare neoliberismo, è di fatto la pura legittimazione ideologica dei rapporti di forza capitalistici e dei nessi finanziari globali. Per questo oggi non si può essere neoliberisti, secondo me, se si ha a cuore il progetto di emancipazione umana. Appunto un mondo capovolto, come dicevi giustamente tu nel tuo intervento con Marx, è il mondo in cui i morti dominano tutti i vivi, in cui il processo della produzione non è funzionale al soddisfacimento dei bisogni umani, ma invece autoreferenzialmente proiettato alla propria crescita smisurata, anche ai danni della vita umana e del pianeta. Appunto, per rimanere in tema di visione teologica, il grande comandamento che la religione capitalistica continuamente ripete è quello che tu citavi: non avrai altra società lì fuori di questo. Rassegnatevi al mondo così com'è, non provate mai più a cambiarlo. Il dogma del totalitarismo, no? Come se appunto chiunque volesse cambiare il mondo finirebbe poi per riprodurre il male sulla terra, no? Chi vuole criticare il mondo, cambiarlo, produce per se stesso i totalitarismi del passato. Ma questa è una sciocchezza, no? Uno può lottare per un mondo migliore, più giusto, che non sia né quello di Auschwitz né quello dei Gulag, ma che non sia nemmeno l'eterna riproposizione del capitalismo. L'ultima domanda, anch'essa molto articolata. Lei ha usato l'espressione oggettivazione cosificante, ed è proprio così. Il capitalismo riduce tutto a merce, riduce tutto a puro valore di scambio, no? Riduce tutto a pura quantità, no? Il nostro è il tempo in cui appunto domina il calcolo, cioè la riduzione dell'essente a pura quantità. Questa è una formula che usa Heidegger. Accelero, per cui sono d'accordo su questo, e su sulla patologia dell'economicismo, ridurre tutto a quantità misurabile. Gramsci nei quaderni del carcere usava la formula cretinismo economico, no? Ridurre tutto, pensare che i problemi siano sempre solo quelli quantitativi economici, laddove invece l'economia non può risolvere i problemi perché essa stessa è il problema oggi, c'è un cavolino. Poi lei ha usato un'espressione che mi ha incuriosito: metafisica e chiedo scusa. Ma non c'è da scusarsi, essere metafisici oggi è un motivo di vanto. La metafisica oggi significa dire Platone, Aristotele, Hegel, Spinoza,
cioè quanto di meglio la tradizione occidentale ha prodotto. Oggi bisogna ripartire dalla metafisica, cioè dal sapere della totalità che supera il trionfo del pensiero puramente economicistico. Io prendo il termine metafisico in senso altamente positivo, anzi penso che si debba essere metafisici. Sul tema del dono, della gratuità, sono d'accordissimo, è uno dei modi per rovesciare il paradigma dell'uomo economico. Il problema è come fare, cioè o ci si converte individualmente e può essere una soluzione, oppure si cerca di tradurre questo in un programma politico.